Ecco, diciamo che la Mannino con il politicamente corretto non è che vada molto d'accordo, diciamo che probabilmente doveva essere un po' più libera, via, vorrei essere sincero. Bentornati a tutti anche oggi nel mio canale per le reaction del Festival di Sanremo. Reaction del Festival di Sanremo che anche oggi vedranno 15 canzoni di cui parlerò, 15 canzoni che hanno fatto parte della serata, la terza serata di gara. Inutile dire ancora che è bellissimo, grazie Amadeus perché anche quest'anno ci regali un bellissimo spettacolo, veramente grazie tantissime. Una menzione speciale è subito appena inizio per Emma che si bacia con il San Giorgi, moltissime appunto le parole diffuse in positivo su questo gesto, cosa che non accadde chiaramente l'anno scorso tra Rozza Chemical e Fedez, ecco, ma sai, erano baci diversi, hai visto, mamma mia. Incorreggibili. Chiaramente, dopo aver parlato delle 15 canzoni, io confronterò la mia classifica dei primi 5 con la classifica reale dei primi 5, che è stata molto particolare, molto giovanile questa classifica di ieri sera e mi sono in parte anche stupito perché grandi nomi della musica italiana, quelli storici in un certo senso, non erano presenti in questa classifica. Leggermente più lungo sarò su Negramaro, perché un po' come è successo per Abertè, ma con toni un po' più morbidi, mi avete fatto notare che ne ho parlato veramente poco dei Negramaro e quindi lo farò sicuramente in questo vlog. Ma adesso parliamo delle 15 canzoni di ieri sera e ci soffermeremo su quelle di cui abbiamo parlato meno. Il 3 con Fragili, già ho parlato di lui, è una canzone che mi è piaciuta moltissimo, ho anche già tessuto le lodi del grande 3, grande produttore, sapete, anche di altri artisti della musica rap italiana. È una vita, anche se lui è giovane, ma è tantissimo che fa musica, per chi non lo sapesse, ed è bravissimo nei freestyle, fa delle cose splendide, praticamente che durano mezz'ora e non prende neanche mai fiato. La canzone Fragili lo vede anche come cantante e quindi fa anche delle parti molto intense, cantate. Una canzone che mi è piaciuta moltissimo e che io assolutamente reputo all'altezza della situazione. Il 3 è bravissimo. Alessio Maninni è giovane e non l'abbiamo conosciuto ancora moltissimo. Lui ha fatto già dei piccoli successi in passato. Il suo passato, praticamente quello più recente, ecco, voglio dire. Ci sono delle canzoni che hanno vinto anche dei premi, di questo cantautore giovanissimo. Alessio Maninni canta una canzone che si intitola Spettacolare e praticamente ricalca, ecco, un po' la classicità della musica cantautorale italiana. Non è proprio innovativo, però è fresco e a me è piaciuto molto. I Santi Francesi. Allora, i Santi Francesi sono già fra i miei preferiti, ve l'avevo già detto, perché quella canzone che cantano è una canzone veramente molto emozionante per me. Anche il titolo è particolare, L'amore in bocca. Ed è molto bella perché unisce perfettamente testo e musica. E al momento che c'è questa unione sull'inciso è veramente molto emozionante, quindi mi è piaciuta molto. Anche per Rose Villain non ho da dire molto di più di quello che ho già detto. È una canzone che mi piace molto perché cambia in continuazione. Lei è una bravissima cantante, è molto bella, affascinante, ha una storia molto intensa, anche se è giovane, diciamo che è iniziato, come sapete, dagli Stati Uniti, ha imparato a cantare negli Stati Uniti e ha anche, in un certo senso, respirato l'aria del rhythm and blues. È un'artista veramente molto più completa di come la si sente in questo pezzo. Comunque, Click Boom mi piace moltissimo e io mi piacerebbe anche fosse sul podio. Confondo talvolta Bunker 44 con la Sed, ma non per una questione musicale. Proprio perché sono deformazioni molto outsider e rischio di confonderle. Però se non sbaglio, i Bunker sono i ragazzi toscani che hanno preso il nome proprio dal locale dove si esibivano, se non sbaglio vicino a Empoli, credo siano loro, sì.
Il titolo è Governo Punk e la canzone è proprio per gli amanti del genere, è un punk leggero, comunque non è che sia un punk proprio, diciamo che ha le caratteristiche minime di questo genere musicale, ma loro si sono presentati molto sicuri, molto bene e potrebbero iniziare anche una carriera, diciamo interessante perché in Italia, gruppi che fanno musica fra i giovani, proprio questa, non ce ne sono, perciò trovo che siano molto personali. Mr. Rain è bravissimo. La canzone, se l'avesse cantata l'anno scorso e quest'anno avesse portata l'altra, ci sarebbe stata un'escalation, naturale, no? Secondo me. La canzone un po' soffre proprio di questo confronto, perché altrimenti, fosse stata solo questa, sarebbe stata eccezionale. Solo che la confrontiamo un po' troppo con quella dell'anno precedente e quindi un po' perde in questo senso. La canzone comunque è veramente intensa, diciamo colori pastello, è disegnata, colorata, ecco, con colori pastello che è un po' il modo molto gentile di scrivere di Mr. Rain, si è riconfermato un bravissimo cantautore. I ricchi e poveri che già hanno avuto da me la menzione speciale anche ieri sera sono stati splendidi, poi c'è stata un'alzata veramente di coscia, diciamo così, della Brambati che ci ha veramente commosso. La canzone è carinissima, loro sono simpaticissimi, veramente con una carica a quell'età, complimenti veramente perché Angela Brambati ha l'età della mia mamma, quindi io ogni volta la guardo e dico ma come è veramente eccezionale. Però anche la mia mamma, saprebbe ballare così, io ve lo dico, eh. Comunque complimenti ai ricchi e poveri, sono sempre splendidi. La noia dell'Angelina Mango ha riconfermato quello che avevo già detto nello vlog precedente, una canzone che tira fuori a questa giovane cantante anche un certo sex appeal nell'interpretazione, nella tenuta di palco. Continua ancora a dire che secondo me questa canzone farà un grandissimo successo perché ha una formula veramente indovinatissima a mio parere e si distingue da gran parte delle cose che vanno di moda adesso. Diodato. Allora, caro Diodato, anche ieri sera mi hai fatto perdere 5 punti al Fanta Sanremo perché ti sei messo seduto nuovamente. Ogni volta che ti metti seduto, Diodato, ricordati di non farlo in finale, io perdo 5 punti e non va bene. La canzone è Ti muovi. Lui intenso è un artista, diciamo che a cui non interessa la gara, a mio parere. Ecco, questa è la spiegazione che mi sono dato perché ha scritto indipendentemente da Sanremo una canzone, quasi fregandosene se arriverà a quinto, ottavo, nono, no, non importa, l'importante è fare una bella esecuzione e su questo non c'è niente da dire, sempre grande voce, grande cantante, ma cambia parrucchiere. Gali, io ne ho già parlato nel primo vlog, quello in cui ho fatto la mia classifica dei primi 10 preferiti. È veramente fantastico. Io amo molto la musica di questo ragazzo, ho avuto modo di conoscerlo bene perché ho ascoltato anche i dischi precedenti, ho visto un po' anche la sua maturazione artistica, era molto diverso da ora all'inizio della sua carriera. È uno che ha portato un po' delle sue origini nella musica italiana e quindi io trovo che sia innovativo proprio per questo. È bravissimo, le rime baciano perfettamente. Scorrono molto bene, la canzone è da hit assolutamente. La Sed con Autodistruttivo, io cosa posso dire? Perché loro, un po' come i Bunker, fanno repubblica per conto proprio. Anche in questo caso potremmo dire che la gara è un optional. Loro hanno presentato solo, esclusivamente il loro mondo, in cerca di affermazione e di accettazione. Certo, il loro genere è un genere che va amato, è un genere che va capito e che va apprezzato, diciamo, bisogna conoscerli più a fondo, non è una canzone che ti fa conoscere un gruppo, sono giovani e secondo me però portano avanti tutto un loro stile personale e meritano assolutamente la massima attenzione anche da un pubblico un po' più adulto. Fiorella Mannoia,
È eccezionale e l'avevo anche già detto. Ieri sera è stata ulteriormente splendida perché la canzone veramente sposa molto bene con lei. È brava a interpretarla, è una mannoia diversa. Che dire, cioè, quando ci sono questi grandi artisti così preparati, così umili, ecco, nonostante il loro grande successo. Sono rimasti umili nel corso della carriera rispetto ad altri che invece umili, sinceramente, ecco, ce ne sono certi, parliamone, che sono nati artisticamente nel periodo della Mannoia, che se la tirano da morire, ve lo dico. Io la Mannoia la conosco bene perché ero giovane quando ha esordito al Sanremo con Caffè Nero Bollente. Ho seguito proprio tutta la sua strada artistica. Non tutte le cose mi sono piaciute particolarmente, però è sempre stata una cantante impegnata. Ecco, trovarla disimpegnata così a questa età fa piacere. Ecco, è una cosa che ti solleva, ti piace perché è come se avesse trovato un'altra strada per continuare a fare musica in un modo completamente diverso, pur dicendo cose importanti. San Giovanni, io ho ascoltato ancora meglio la canzone che è cantata a Sanremo. Sul disco rende di più perché si capiscono le parole, San Giovanni. Il microfono va tenuto un po' più lontano dalla bocca e magari scandire, va bene? Però a parte questo, io capisco l'impegno, il testo. È bello, San Giovanni, veramente tanto. E io non mi permetterei mai di dire che la tua canzone non è all'altezza. Ho soltanto detto anche nel primo vlog, ecco, San Giovanni ce l'aspettavamo diverso. E forse questo è il motivo per cui anche nel primo vlog ho detto che rischia di essere non capito. Però lo dico a quelli che non hanno ancora capito, se ascoltate la canzone di San Giovanni con le cuffie, va bene? Senza disturbi e vi immergete in questa canzone, ecco, capirete il valore del pezzo. Alessandra Amoroso ha un testo magnifico, lei come sempre è bravissima. Più l'ascolto e più mi rendo conto quanto sia bella questa canzone. Hai aspettato tanto andare a Sanremo perché aspettavi il pezzo giusto, hai fatto bene perché veramente hai scelto un'opera d'arte. Sei bravissima, assolutamente. Negra Amaro, me l'avete chiesto, ma i Negra Amaro, Ale, non sarei mica arrabbiato anche con i Negra Amaro? Io non ero arrabbiato neanche con Loredana Bertè. Allora, i Negra Amaro hanno, a mio parere, avuto un grandissimo problema. Non è proprio un problema, è il loro modo di fare musica. È successo anche ai Modà, proprio l'anno scorso. Cioè, di cosa sto parlando? La mancanza di evoluzione. Quindi il restare sempre uguali. Questo può essere bellissimo per il pubblico che li segue da sempre, ma non li aiuta per un pubblico nuovo. Loro praticamente non hanno avuto alcuna evoluzione e come Modà si sono ripresentati esattamente identici a quelli che erano tanti anni fa e magari ci aspettavamo qualcosa di diverso. Sempre bravi. Il live non sempre va perfetto, però musicalmente sono dei musicisti, ma che è inutile che dica. Nulla, cioè sono bravissimi, però ci aspettavamo, almeno io personalmente, un'evoluzione che non c'è stata. La classifica di questo Festival di Sanremo del 24 della terza serata, quella vera, è stata la seguente. Al primo posto Angelina Mango con La Noia, al secondo posto Gali con Casa Mia, al terzo posto Alessandra Amoroso con Fino a qui. Quarto posto per Il 3 e Fragili, al quinto posto Due Altalene di Mr. Rain. La classifica, diciamo, potrebbe già andare bene così perché è una classifica molto fresca, molto giovane, premia proprio i nuovi ragazzi della musica italiana e trovo che sia giusto, assolutamente sì. Coloro che fanno parte della vecchia guardia hanno già ricevuto tanti premi, hanno già avuto tanti podi. Loro è giusto che a questo punto siano loro quelli che hanno i podi, a mio parere, eh. Al di là di questo, vi dico la mia classifica che non è tanto diversa, ma cambia in una cosa fondamentale, il primo posto. Io al primo posto, infatti, avrei messo Click Boom di Rose Villain.
Al secondo posto sono d'accordo con Sanremo per Casa Mia di Gali. Al terzo posto anche io avrei messo Alessandra Amoroso con Fino a qui. Al quarto L'amore in bocca dei Santi Francesi. E al quinto posto Fragili del 3. Chiaramente io per quanto riguarda la serata di stasera di cui parlare domani non farò un vlog sulle cover, non ha alcun senso fare il vlog sulle cover. Sarà solamente un bellissimo spettacolo e probabilmente vi presenterò qualcos'altro. Ma torneremo di nuovo con le reaction di Sanremo e lo faremo proprio domenica per parlare insieme di quello che è successo poi sul finale, chi ha vinto per esempio e qual è stato il podio di questo Sanremo del 2024. Perciò in questo caso con le reaction ritorneremo domenica. Domani credo che potrei fare qualcosa di bello, sempre parlando di Sanremo, tornare a parlare dei Sanremo preferiti, me ne avete chiesti molti, e farò un passo indietro lontanissimo domani. Io penso che vi piacerà con un Sanremo antichissimo, che è quello del 1977. Che per fare quel vlog lì ho dovuto riascoltare tutte le canzoni perché nel 77 avevo 9 anni. Iscriviti al canale, attiva la campanella. Grazie anche oggi per la visione. Buon Sanremo a tutti e vi aspetto domani con i Sanremo preferiti. Ciao Dale!